fin dal 2005, è dedicato in quasi tutta la sua totalità alle spese di struttura. In altre parole, a consentire ai soggetti costituenti di avere un'attività politica propria. Questa scelta politica, tecnicamente a spese del partito, adottata unitariamente e unanimemente, oggi non è più sostenibile sul piano economico-finanziario e, a mio modesto avviso, nemmeno su quello politico. È infatti vero che il combinato disposto degli investimenti del partito e della lista Pannella ha contribuito in questi anni alla formazione e alla crescita dei soggetti costituenti che oggi, anche loro, dovranno essere chiamati a fare i conti con l'autofinanziamento e con le spese reali. Ma ci sono molte cose purtroppo che in questo congresso non si ritrovano, perché è fatto da mezze verità e mezze menzogne. Per cui ad esempio si dice che il partito si è spogliato per aiutare le altre associazioni radicali. Ecco, io devo dire la verità, che è esattamente l'opposto per quanto riguarda l'ERA. L'ERA ha gestito per 6 anni il sistema di telefonia mobile del Partito Radicale con le SIM intestate da Marco Pannella in giù, con cifre peraltro anche abbastanza forti. Parliamo addirittura di persone che, telefonando all'estero, avevano bollette telefoniche della Vodafone di circa 2.500 euro, per intenderci, e che alla fine molti di questi compagni non hanno pagato, non hanno voluto onorare. Oggi come oggi l'ERA ha dovuto usare il suo 5 per 1000 per pagare di fatto le tasse, le tariffe telefoniche di compagni che per 49.000 euro non hanno pagato. Dopodiché c'è stato un altro increscioso episodio, che siccome questa situazione si è avviata nel momento in cui c'era Isio Maureddu, che era un dipendente comunque del partito e che faceva il tesoriere dell'ERA, che cosa ha deciso Isio Maureddu? Siccome nella concessione della Vodafone a una Onlus noi garantivamo la stessa tariffa che avevano i parlamentari a tutti quanti, e in più però, anche se erano parlamentari, non pagavano la tassa di concessione governativa. Piccolo problema, che questa cosa ha procurato anche, c'era anche un'altra parte del contratto, dove ovviamente la Vodafone, per acquisire sempre maggiori SIM, dava un ulteriore sconto a chi gestiva, anche perché ovviamente c'è un problema di anticipazione dei soldi che l'ERA doveva fare per pagare le bollette, e ovviamente un recupero poi delle bollette stesse, quindi un lavoro amministrativo enorme di fatto, no? Se pensiamo che siamo arrivati a gestire quasi 140 SIM. Bene, di questa parte che spettava all'ERA, quindi lo sconto associazione, per intenderci, cioè lo sconto gestore, nel caso fosse stata un'impresa, perché il sistema era quello, Isio Maureddu ha deciso di ripartirlo sempre tra coloro che già avevano lo sconto parlamentari, il che ha significato un'ulteriore perdita per l'ERA, perché lo sconto di volta in volta doveva essere ripartito con criteri che all'inizio Isio Maureddu faceva una tantum e divideva ad occhio. Nel momento in cui c'è passato, poi tra l'altro c'è stato un passaggio di tesoreria con Paciaroni, ha voluto scendere, dimostrare quanto era capace lui, e piuttosto che occuparsi del bilancio porre fine a questa follia, addirittura la faceva misurata talmente con precisione per cui di fatto il recupero dei soldi avveniva molto più tardi di quanto avveniva prima. Morale della favola, oggi come oggi il debito che, diciamo, il danno che è stato procurato all'ERA per aver gestito per 6 anni la telefonia mobile nell'area radicale arriva a 121.000 euro. Quindi questo non è. Secondo fatto, noi ci siamo accreditati per il servizio civile nazionale, internazionale, eravamo arrivati in terza classe potendo gestire addirittura fino a 100 persone in servizio civile nazionale e internazionale. Io proposi di fare dei progetti al Partito Radicale, con il Partito Radicale, che fossero congrui con, anche perché ricordiamo che il Partito Radicale è una ONG di fatto, no? Poteva entrare benissimo all'interno come partner anche del servizio civile, come normalmente oggi avviene, ed ebbi la netta risposta di un no grosso quanto una casa da Maurizio Turco, nel senso che non ne voleva proprio sapere. È evidente che questo ha tolto quindi da una parte energie notevoli e risorse umane notevoli al Partito Radicale,
Dall'altra qualcosa siamo riusciti a fare, perché un paio di progetti, ad esempio sugli archivi del Partito Radicale, li abbiamo fatti. Oggi c'è un archivio del Partito Radicale che si sa che cosa c'è dentro, perché ci hanno lavorato per due progetti 12 persone del Servizio Civile. E oggi ci sono gli archivi del Partito Radicale, ad esempio, sugli archivi del Novecento, perché ce n'è occupata l'ERA. Quindi l'ERA è stata l'unica organizzazione in realtà che ha sempre pensato in una chiave di famiglia radicale, no? Quindi della baracca, come la chiamava Pannella, di baracca radicale. Ed è quella che ci ha rimesso di tutto. Cioè, nell'ultimo servizio civile che abbiamo fatto è successo poi una cosa che è assolutamente inconcepibile, vale a dire uno di questi accordi di compartecipazione l'avevamo fatto con la Torre Argentina S.p.A., nella fattispecie con Gianni Betto per quanto riguarda la parte di monitoraggio, perché il progetto si chiamava Italianiadi e da questo punto di vista c'era tutta la seconda parte che sarebbe dovuta essere gestita attraverso il centro d'ascolto. Gianni Betto, attraverso una dichiarazione di tipo contrattuale, per intenderci, si chiama dichiarazioni nell'ambito di servizio civile, ma di fatto sono lettere di impegno, insomma. Si era impegnato a mandarci Giuseppe Terzo, che avrebbe dovuto gestire e controllare 6 ragazzi del servizio civile. Lo stesso Gianni Betto avrebbe dovuto venire a fare la formazione dei ragazzi del servizio civile. Morale della favola, dopo 7 mesi tutto questo non è accaduto. I ragazzi si sono stancati, hanno chiamato un'ispezione. Grazie a questa ispezione, dove si è constatato giustamente quello che non c'era, siamo stati esclusi per 5 anni. Questo significa che i nostre 100 persone che si potevano prendere per 5 anni non ci sono. Ovviamente stiamo parlando di stime al massimo livello. Nella fattispecie è ovvio che se non hai da gestire le sedi, ricordiamoci che in questo momento nemmeno la sede è più, noi abbiamo mandato dei ragazzi ad esempio a New York a fare servizio civile internazionale, e lì in quel caso acquisisce un ruolo anche maggiore anche in termini di possibilità in denaro, perché stiamo parlando quasi di 1600 euro, cioè è quello che prende, non sono i 433,80 che prende il ragazzo che fa servizio civile a livello nazionale, ma sono molti di più, perché poi ovviamente c'è il fatto che vivi lì e tra l'altro anche lì l'ERA doveva anticipare per poi riprenderli a posteriori. Non c'è stato, questo significa un danno per l'ERA di 2.600.000 euro, che basta fare il calcolo, e sto facendo il calcolo solo sul livello nazionale, perché se dovessi fare il calcolo sul livello nazionale possiamo immaginare quanto lieviterebbe la cifra. Quindi di fatto questo è assolutamente falso, noi ci abbiamo rimesso. Che il partito si è... no, non è vero. Non è vero, cioè in questo caso tranne l'ERA, no? Come di solito si usa dire, tranne i radicali, in questo caso è tranne l'ERA, no, tranne l'ERA. Non solo, l'ERA non riesce ad avere da anni, ad esempio, gli iscritti a pacchetto. Quindi noi non sappiamo chi sono, ad esempio, questi di quest'anno, non sappiamo chi sono quelli dell'anno scorso e via dicendo. Non l'abbiamo mai potuto sapere. Quindi di fatto un'altra carenza... là dove si parla di legalità eccetera eccetera, che non c'è, palesemente non c'è, ma lo sanno, cioè, Maurizio Turco l'ha scritto in una mail, no, non glieli do, poi vi spiegherò perché, stiamo ancora aspettando la motivazione del perché non ci dà la possibilità di contattare questi iscritti, di sapere chi sono, quali interessi hanno, eccetera, eccetera, se magari possono fare il passaggio da iscritti a soci all'ERA, no? Ad esempio. E lì, ad esempio, c'è un altro sistema un po' truffaldino, perché la questione degli iscritti a pacchetto consente ad alcune associazioni, ad esempio anticlericali.net, che se uno va a vedere non ha nemmeno più il sito, non si sa che fa, non c'è il sito, di cui tra l'altro il presidente è ancora una volta Maurizio Turco, senza girare troppo in lungo, insomma, è che se uno va a vedere quali sono i suoi iscritti, sono solo gli iscritti a pacchetto. Quindi in realtà siamo arrivati al paradosso che gli iscritti a pacchetto garantiscono la vita di associazioni che non fanno una minchia. Ecco, questa è oggi come oggi la realtà. Ora è chiaro che in questo contesto, in un congresso così organizzato, dove ormai siamo a un livello calcistico, no? Per cui quelli... No, è come vedere i tifosi della Roma e della Lazio, insomma, di fatto, non capendo peraltro che il partito è lo stesso e che quello che accadrà
e inevitabilmente non impedirà né ai radicali italiani né all'associazione Coscioni né all'ERA di non continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Noi lo facciamo da 30 anni con tutti e contro tutti. Oggi abbiamo questo pannello alla carte, diciamo, no? Dove ciascuno si sceglie le campagne. Io so solo che Marco Pannella già nel 94 diceva che era urgentissimo che il bambino più povero del Bangladesh avesse la stessa lingua che il bambino più ricco britannico piuttosto che americano. Questo lo diceva nel 94. Il 31 di maggio dello scorso anno, parlo di quello precedente, quindi evidentemente quello del 2015, in radio, infatti ho messo in video la parte lunga e la parte breve anche, dove Marco dice: ho ribadito nelle riunioni delle 12 eccetera eccetera che bisogna andare alle Nazioni Unite a fare il discorso sulla lingua comune, la specie umana. Dopodiché, tra l'altro, vieni qui, senti anche il discorso di Angelo Bandinelli e tu ti chiedi: ma scusa, ma il discorso della lingua comune come diritto universale allora non c'è? Cioè, tu parli del villaggio globale, che dei diritti umani di tutti, che sono uguali, dopodiché permetti lo sfruttamento dei popoli più forti nei confronti di quelli più ricchi. È ovvio che la mia storia comincia con una militanza radio radicale nel 1975, è una militanza ideale, concreta. Io non devo niente al Partito Radicale, francamente niente, tanto per tornare al discorso il partito si è sbagliato. No. L'ERA ha dato, e ha dato molto, e ha anche patito il fatto che, ad esempio, se uno fa il conto di tutti quelli che sono stati parlamentari, voi vi renderete conto che l'unica associazione che non ha mai avuto un parlamentare e nemmeno un funzionario dentro il Parlamento italiano europeo è l'ERA. Quindi noi non dobbiamo assolutamente nulla di questo. Però io sono stato così perspicace da spiegare già a 20 giorni dalla morte di Pannella alle direzioni di radicali italiani dicendo: non possiamo più esimerci dal non prenderci le responsabilità. Fino adesso erano state di Marco Pannella, oggi il Senato si deve convocare al più presto. Se anziché stare zitti sia Marco Cappato, che evidentemente non è solo il presidente di Radicali Italiani ma è anche il tesoriere dell'associazione Coscioni e non solo il tesoriere, come sappiamo bene, no? Quindi, e lo stesso discorso vale per Riccardo Maggi, mi avessero dato retta, in questo momento il congresso non avrebbe preso questa piega. Quindi, come si suol dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso. L'intervento ad esempio di Viale diceva: beh, questa è stata una cosa furba. E no, il problema è che voi siete stati fessi, cioè nel senso che io ve l'ho detto che cosa bisognava fare. Dopodiché, certo, ci sono tante incongruenze, perché scusatemi tanto, ma la tesoriera di Non c'è pace è un'associazione costituente, no? E allora perché sta di qua? Non poteva convocare o convincere l'associazione di Nessuno Tocchi Caino? Perché ha scelto questa strada e viene dato solo agli altri, come dire, la colpa di non aver convocato il Senato? Quindi è evidente che siamo di fronte a una situazione che di fatto si è consolidata in questi termini, però è anche logico che ci sono state talmente tante contraddizioni, delle quali peraltro io ho rimproverato anche lo stesso Cappato, perché vuol dire, se tu fai una riunione di Senato e dici appunto che questo congresso ha queste difficoltà, bla bla, e dopodiché però alla riunione al comitato, se non ricordo male, del giorno dopo, quindi nemmeno 24 ore dura quella delibera, chiamiamolo così, di quell'assunzione come dire, di responsabilità del Senato, dicendo: guardate, vogliamo di fare una cosa, e tu dici disarmo unilaterale, è evidente, tra l'altro disarmo unilaterale non è nemmeno una cosa radicale, e quindi lui fa una cosa, un'operazione che smentisce peraltro nei fatti, no? Ha appena detto una cosa che è contraria a quello che ha deciso il Senato il giorno prima, nemmeno 24 ore, peraltro anche la difesa del presidente, in quel caso non era ancora dimissionario, cioè è stato subito attaccato Vigevano. Io ho considerato che fosse effettivamente, essendo il padre di Radio Radicale, comunque una presidenza super partes che potesse fare il proprio ruolo in un modo, come dire, congruente e positivo. Dopodiché, certo, ci sono state tante altre storie che hanno anche un po' sminuito la sua figura, perché aver sentito poi Rita Bernardini che parla del colloquio avuto con Vigevano dicendo: ah, ma hanno fatto il trappolone, come se noi avessimo fatto il trappolone a Vigevano,
e lui non sapesse qual era lo statuto del Partito Radicale, insomma, francamente mi è sembrato piuttosto ridicolo. Però siccome non l'ha smentito, evidentemente anche noi ci siamo trovati di fronte ormai a personaggi che non hanno più la capacità, cioè era un vigevano del ricordo quello, non era un vigevano della realtà. Il vigevano di oggi probabilmente preferisce fare il nonno, come ha detto, piuttosto che avere un ruolo che in altri tempi, almeno io che ho lavorato con Paolo, so che era gestito in tutt'altro modo e aveva tutt'altre capacità, insomma, no? È questo un po'.